Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di alcuni errori, non so esattamente quanti saranno, mi piacerebbe darvi subito un numero, magari lo metto in descrizione, però alcuni errori riguardo alla pre-workout nutrition, quindi al nostro pre, intra e post workout. Si è parlato tanto, ultimamente almeno mi sono arrivate tantissime domande riguardo alla gestione di questa fase, a quello che si potrebbe o non potrebbe fare, e quindi voglio un po' parlare di alcuni errori che si tendono a fare. Allora, il primo errore in assoluto è fare un intra workout quando non ce n'è bisogno. Questa è una delle cose più comuni che vedo, ossia le persone tendono a gettarsi subito nell'integrazione durante l'allenamento, l'integrazione intra workout, quando non ce n'è un reale bisogno. E quando è che questo avviene? Avviene nei primi anni in cui ci alleniamo, anzi forse il primo anno in cui ci alleniamo. L'integrazione è un qualcosa che noi facciamo per integrare, per far fronte ad una necessità, e in questo caso quello dell'intra workout è una necessità di sostegno di quella che è la nostra performance. Ma finché la nostra performance in sala non è importante, finché non sappiamo allenarci e creare un certo grado di effort, un certo grado anche di fatica neurale che vogliamo ridurre il più possibile, ma che inevitabilmente aumenta, allora non c'è bisogno di intervenire con un'integrazione specifica. Quindi quello che vi consiglio è il vostro primo anno di allenamento, il primo anno e mezzo, i primi 2 anni, e sulla nostra Academy, su Rhino Nation, abbiamo spiegato nel dettaglio come impostarli da un punto di vista di allenamento, che splittaggio fare. Abbiamo messo delle schede che possono essere seguite proprio per sfruttare questi primi anni e gettare i migliori presupposti per quella che è la vostra carriera nel bodybuilding. Ecco, in questo periodo non c'è bisogno, se no magari integrare logicamente con acqua per reidratarvi e far fronte ad un'altra necessità, che è quella della perdita salina, quindi integrare eventualmente con sodio, potassio e del magnesio bisglicinato alla fine dell'allenamento, anche per favorire quello che è il passaggio da un sistema ortosimpatico a un sistema parasimpatico, ma di questo abbiamo già parlato. Per cui oltre a questo io non andrei. Quindi, primo errore, fare l'intra workout quando non ce n'è bisogno. Secondo errore è quello di ragionare che il vostro pre-workout è in realtà il post-workout, che il pre-workout in qualche modo vi dà sostegno energetico durante il vostro allenamento. È assolutamente sbagliato come metodo di ragionamento. È in generale la vostra alimentazione che vi dà sostegno durante l'allenamento in primis, ossia quello che voi fate da dopo l'allenamento per tutti i pasti successivi già va a ripristinare gradualmente quelle che sono le vostre scorte di glicogeno, e quando andate ad allenarvi sono quelle scorte in primis che devono essere utilizzate dal muscolo. E la cosa più sbagliata è pensare di mangiare tanto prima o cercare di avere un sostegno energetico glicemico durante l'allenamento grazie a un pasto prima. Perché questo? Perché io non voglio assolutamente che il pasto prima dell'allenamento sia ancora in giro nel momento in cui mi alleno. Questo perché quando mi alleno il mio sistema nervoso autonomo passa in una modalità ortosimpatica, quindi passa in un sistema fight or flight, un sistema in cui la capacità di digerire gli alimenti, di scinderli, anche se hanno passato lo stomaco e stanno ancora a livello intestinale, ecco, questa capacità è fortemente, fortemente ridotta. Quindi quello che rischio è che arrivo all'allenamento che sì, sto ancora andando a immettere quello che è il mio glucosio nel torrente ematico, ma quando inizio ad allenarmi questi processi rallentano. Quindi da una parte avrò difficoltà da un punto di vista digestivo, non assimilerò, non digerirò al meglio, e dall'altra logicamente non ci sarà abbastanza sangue, non ci sarà il massimo sangue possibile per i muscoli. E nel momento in cui vi allenate ad un certo livello, sono tutte differenze che sentite in maniera importante. È quella differenza in cui non chiudete quella ripetizione in più che può portarvi al cedimento, può causare tanta ipertrofia. Non andate a creare quel pump e attivare quello stress metabolico importante che ancora vi permette di creare ipertrofia. E questo sul singolo allenamento è un conto, ma se lo vedete sparpagliato in un anno intero, in anni e anni di allenamento in cui continuate a fare il pre-workout con l'idea che vi sostenga durante il vostro allenamento, allora è assolutamente sbagliato. Il mio pre-workout deve essere un pasto come gli altri, non deve essere assolutamente più abbondante in alcun modo. Deve avere una digestione ed essere digerito prima che io inizi ad allenarmi. Quindi il mio consiglio in generale è sempre cercare di distanziarlo abbastanza. Se digerite molto velocemente, se è il vostro primo pasto della giornata, potete anche mangiarlo 2 orette prima del vostro allenamento, ma nella maggior parte dei casi io consiglio di digiunare e non mangiare 3 orette, per 3 ore almeno, dopo il vostro pre-workout. Questo ovviamente se state in periodo di cut sarà un po' diverso, eccetera, eccetera, quindi va un minimo contestualizzato.
Però ragionate sempre su questo fatto, non ingolfatevi nel pre-workout, è un altro errore che vedo veramente veramente tanto. Se dovete dedicare una componente glucidica importante a una parte della giornata o a un momento specifico, prediligete quello che è il vostro post-workout. Ora, altro errore che vedo è quello di cercare di andare a risparmio sull'intra-workout. Quindi in primis dire, vabbè, una fonte glucidica uguale un'altra. Non è assolutamente così. Per fortuna la ricerca sta andando avanti. Abbiamo delle fonti glucidiche che sono molto molto più tecniche, dei polimeri di glucosio che sono molto molto più tecnici, e in questo momento la scelta migliore ricade su quelle che sono le ciclodestrine altamente ramificate, che non sono delle ciclodestrine qualsiasi. E proprio poco fa un ragazzo mi ha scritto dicendo: Ludo, ma io prendo le ciclodestrine da questo brand qua e mi danno pesantezza, mi trovo molto meglio col Vitargo. Gli ho detto: quale brand? Me lo fa vedere, gli ho detto sì, perché queste sono delle ciclodestrine qualsiasi, non hanno quel vantaggio che hanno quelle altamente ramificate, è tutto un altro prodotto, quindi cercate in questo caso di orientarvi su quel che è meglio. Qual è il vantaggio? Riguarda il peso molecolare, fondamentalmente, che è molto alto. Questo sostanzialmente comporta una minor osmolarità in soluzione, quindi sostanzialmente le ciclodestrine non richiedono tanta acqua per essere digerite, questo è il primo vantaggio. Quindi ovviamente consiglio sempre di diluirle in tanta acqua, però lo svantaggio di altre molecole è che nel momento in cui c'è tanta richiesta d'acqua vuol dire che la digestione è più lenta e vuol dire che c'è il rischio che inizino a chiamare acqua nel lume intestinale, ossia andate in diarrea e non andate ad assimilarle al meglio, logicamente. Quindi questo è il primo grande svantaggio. E di nuovo, ragazzi, voi anche qua parto dal presupposto che se fate un intra workout è perché vi allenate in un certo modo, quindi quella sensazione di nausea che viene verso la fine dell'allenamento, che viene nei set più pesanti, quella necessità di stare più sgombri possibile, se non l'avete allora probabilmente non è il caso di fare un intra workout, perché non vi state allenando con sufficiente effort. Nell'allenamento vi assicuro che dovreste sentire una fortissima necessità di stare completamente vuoti, quindi quello che bevete deve essere quanto più vicino a pura acqua possibile, dandovi dei vantaggi da un punto di vista energetico. E è qua che casca l'asino, nel senso che se riesco ad avere un qualcosa che mi fornisce energia ma non mi comporta una pesantezza, una richiesta di afflusso di sangue nel lume intestinale, in generale nell'apparato gastrointestinale, ho il meglio dei due mondi. È come se non mangiassi niente, ma di fatto sto mangiando e sto fornendo energia. E l'altro vantaggio delle ciclodestrine è la loro lenta emissione nel torrente ematico, ossia anche se vengono assimilate molto velocemente da un punto di vista gastrico, quando si tratta poi di essere immesse nel torrente ematico sotto forma di glucosio, è questo un processo un po' più lento, e questo ci garantisce di non avere dei forti spike insulinici. E questo vuol dire più energia, più un'omeostasi che riesco a mantenere, più carica anche da un punto di vista neurale e lucidità durante l'allenamento. Quindi questi sono dei vantaggi veramente importanti, è per questo che vogliamo orientarci su un prodotto tecnico. Ok, e di nuovo, io cerco di spiegare questa cosa il più possibile, non lo dirò mai abbastanza. Se dovete integrare è un qualcosa che va fatto bene, se non volete farlo bene, se pensate come prima cosa di andare a risparmio, cercare cose che sono più comode, soluzioni più semplici, non fatelo, non succede niente, non è assolutamente indispensabile andare ad integrare, né sentite la necessità quando arrivate a un certo livello di allenamento e là sentite la necessità di una certa integrazione specifica. Se cercate un compromesso fate più danni che altro, quindi tanto vale non intervenire. Ora, altro errore che vedo sempre riguardo all'intra workout e sempre riguardo al tentativo di cercare soluzioni economiche è quello di suggerire o utilizzare lo zucchero da cucina. Ora, il problema dello zucchero è duplice: da una parte il peso molecolare, che di nuovo non è alto come le ciclodestrine, quindi comunque è un qualcosa che richiede un certo impegno da un punto di vista gastrointestinale per essere assimilato. E di nuovo, sono finezze, possono sembrare delle piccole finezze della serie, ma dai Ludo, ma quanto cambierà? Però vi assicuro che se fate una sessione di gambe spinta veramente alla morte, lo sentite, sentite questa pesantezza. Molte persone, e io compreso, lo sentono anche con delle maltodestrine, che teoricamente sono un prodotto super tecnico, ma perché quando portate una serie all'esaurimento vero entrate in uno stato di fortissima ipossia, di fortissimo debito d'ossigeno, per cui la tendenza è quella logicamente di rimettere e
non è sconosciuto il discorso del vomitare durante il leg day. Ora non dico che si debba vomitare necessariamente durante il leg day, lungi da me assolutamente, anzi io stesso mi è successo soltanto una volta per una fortissima epossia, perché ho fatto un allenamento molto molto denso, però al tempo stesso nausea durante il leg day succede abbastanza di frequente, forte debito d'ossigeno succede di frequente, incapacità di continuare a sorseggiare l'intra se non è veramente tanto diluito in acqua succede di frequente. Queste sono tutte cose che utilizzando lo zucchero ovviamente andiamo ad incentivare. Il secondo discorso riguarda lo zucchero e la composizione. Lo zucchero è un disaccaride di glucosio e fruttosio. Ora, durante l'allenamento quello che noi vogliamo è il glucosio, sono i suoi polimeri. Perché questo? Perché è quello che realmente utilizziamo. Ora, quello che succede è che quando ci alleniamo l'intensità dell'allenamento porta a una proliferazione di GLUT4 a livello muscolare. Per questo si dice che il muscolo è un tessuto semi-insulino dipendente, ossia non è detto e non sempre c'è la necessità di una forte azione insulinica per captare il glucosio e stoccarlo come glucogeno muscolare. È un po', ok? Ci sono queste fasi in cui l'allenamento ad alta intensità porta a questa proliferazione in membrana che è l'azione che fa normalmente l'insulina. E c'è un motivo per questo, perché nel momento in cui ci alleniamo il muscolo ha bisogno di più energia. Ora, di nuovo, quello che noi mangiamo nel corso della giornata permette di stoccare abbastanza glicogeno muscolare, che è sicuramente il primo substrato che vogliamo utilizzare, ma è un discorso molto molto più sottile questo, ossia io voglio che ci sia una stabilizzazione glicemica nel mio sangue, ossia più la glicemia è stabile, quindi sì, il muscolo inizia ad utilizzare il glucosio, il glicogeno muscolare, però io allo stesso tempo gli vado a fornire glucosio che lui va a ciucciare dal sangue e continuo a mettere glucosio nel sangue. In questo modo la mia glicemia è tendenzialmente stabile e una glicemia più stabile vuol dire migliore performance in allenamento, vuol dire miglior controllo della cortisolemia e una risposta insulinica, una risposta che coordinata con l'assunzione di amminoacidi favorisce la proteosintesi. Quindi io sostanzialmente al muscolo vado a incentivare tutto questo processo. Questa è una cosa molto molto importante. Io voglio massimizzare il processo di un incendio, vedetelo come un incendio. Quando mi alleno io vado a creare casino a livello del muscolo, io voglio incentivare lì per lì questo incendio quanto più possibile. Quindi è come se iniziassi a buttare benzina. Sì, vai, brucia, continua a bruciare, massimizzo la performance, ci butto glucidi perché è quello che mi richiede, quindi voglio che ci sia il glucosio. D'altra parte il fruttosio viene stoccato a livello epatico e non viene utilizzato il glicogeno epatico realmente da un punto di vista muscolare, non è quello che vogliamo in questo momento. Anzi, generalmente nel bodybuilding più si tende ad utilizzare il glucosio e i suoi polimeri meglio è, salvo l'introduzione di frutta per carità nel corso della nostra alimentazione, perché ha tantissime tantissime proprietà. Ci sono dei casi in cui il fruttosio è utile e ci sono delle discipline in cui l'integrazione di fruttosio è sicuramente utile. Io vi rimando a tutti gli articoli fantastici che ha fatto Gabriele Trapani riguardo ai diversi prodotti Yamamoto. Ci sono anche dei prodotti che contengono per esempio il palatinos, che anche in quel caso è un disaccaride tra fruttosio e glucosio, però viene utilizzato e suggerito per altre tipologie di attività o nel bodybuilding in alcuni casi specifici. Quindi anche qua, nel nostro caso, quando parliamo di bodybuilding e di integrazione intra-workout, l'utilizzo del glucosio e dei suoi polimeri, in particolare delle ciclodestrine, è sicuramente la soluzione migliore. Di nuovo, se dovete utilizzare lo zucchero per risparmiare, evitatevela. Utilizzate l'acqua, inserite del sale e fine. Ora, altro errore che vedo, sempre nella pre-workout nutrition, è quella di inserire antiossidanti. Addirittura alcune persone suggerivano il succo di limone. Antiossidanti, vitamine, è un qualcosa che non vogliamo, perché ricordate quello che ho detto prima dell'incendio? Nel momento in cui c'è il fuoco io voglio dare benzina, voglio che la fiamma arda il più possibile. Se in quel momento io ci faccio andare pompieri, non solo l'intervento dei pompieri è pressoché inutile, ma d'altra parte c'è uno svantaggio, che riduco minimamente l'effetto della fiamma. Quindi riduco anche quello che è l'adattamento ipertrofico del muscolo. Perché questo? Perché io devo creare necessità di adattamento, devo far sentire al corpo che è in allarme, quindi più brucia, più il corpo dice ok, adesso devo adeguarmi, devo adattarmi. Ragazzi, questo, l'ipertrofia è un processo fantastico, un processo evoluzionistico, adattamento all'ecosistema, quindi faccio sentire un forte allarme, una forte necessità di adattamento e lascio che il corpo lì per lì si adatti. Poi il momento per gli antiossidanti, il momento per gli elementi antinfiammatori e questa integrazione qua c'è.
assolutamente, perché voglio evitare situazioni di infiammazione cronica che si generano quando faccio sport a livello agonistico o a livello amatoriale, ma comunque intenso, ma è un altro momento, lontano dall'allenamento. Quindi assolutamente da evitare nella peri-workout nutrition l'inserimento di vitamine, di antiossidanti, di antinfiammatori, come ad esempio anche gli omega 3, eccetera eccetera. Lasciamo che ci sia il casino che ci deve essere, ci pensiamo dopo a riparare. Altro errore, che forse è uno dei primi che avrei dovuto menzionare, è non bere abbastanza acqua. Molte persone, anzi poco fa nel forum su Rhino Nation, noi abbiamo il nostro forum in cui le persone fanno le domande e noi siamo a disposizione a rispondere a tutte le domande, e un ragazzo ha chiesto la ratio in cui si dovrebbero sciogliere ciclodestrine, e per esempio ha detto che ha utilizzato, mi sembra, 300 ml per 30 grammi di ciclodestrine, quindi praticamente un goccio d'acqua veramente, e la digerite perfettamente. Ancora, se avesse utilizzato lo zucchero o il destrosio sarebbe corso sicuramente al bagno. Però anche là, a me non interessa tanto qual è il minimo valore d'acqua che mi possono reggere le ciclodestrine. Io quello che voglio è essere idratato, e il mio consiglio è quello di bere abbastanza durante l'allenamento. Ora, possibilmente idratatevi molto anche prima dell'allenamento, quindi cercate di bere un litro d'acqua nell'oretta, oretta e mezza prima di allenarvi, e durante l'allenamento io esorto tutti i ragazzi a bere almeno 2 litri d'acqua. Io ai ragazzi che seguo gli indico sempre di bere 2 litri d'acqua e sciogliere 2 grammi di sale all'interno del loro intra-workout. Assolutamente, e è una bevanda che potete iniziare a sorseggiare prima di andare ad allenarvi, mentre state andando in macchina, e finire di sorseggiare dopo se non siete abituati. Però a un certo punto, quando di nuovo vi allenate, sudate tanto, vi affaticate tanto, vi abituate a bere abbastanza. È semplicemente un discorso di abitudine, quindi vi esorto a farlo, perché non solo voglio fronteggiare la perdita di liquidi, ma io voglio proprio che la cellula abbia tutto quello di cui ha bisogno per essere idratata. E ricordate sempre che il glucosio entra nel muscolo sotto forma di glicogeno prendendosi l'acqua. Quindi io voglio che ci sia acqua a disposizione, voglio che la cellula sia in un ambiente quanto più anabolico possibile. Quindi bevete molto, e non è assolutamente difficile, vi consiglio assolutamente di provare a arrivare a 2 litri d'acqua nel corso del vostro allenamento. Ora, ciò detto, in parallelo, come ho detto prima, l'utilizzo del sale, e in questo caso possiamo utilizzare tranquillamente il sale da cucina, nella ratio di 1 grammo per ogni litro d'acqua. Questo perché? Perché da una parte vogliamo far fronte a quelli che sono i processi di perdita di sali, dall'altra voglio andare a sfruttare il fatto che il glucosio a livello intestinale sfrutta dei meccanismi di assorbimento che sono dei meccanismi di assorbimento attivo, e in particolare sodio dipendenti. Quindi il sodio favorisce in generale l'uptake di glucosio, non soltanto nel torrente ematico, ma anche all'interno del nostro muscolo. Quindi cercare di dare una componente di sodio nel nostro allenamento, che davvero è poco e vi assicuro non sentirete il fastidio nel sapore, può essere veramente una buona soluzione. Quindi di nuovo, 1 grammo di sale per ogni litro d'acqua, cercate di arrivare a 2,2. Sicuramente un buon obiettivo. All'interno mettete anche quelle che sono le ciclodestrine, eccetera eccetera. Altro errore di nuovo è quello di mangiare immediatamente dopo esservi allenato. Di nuovo, quando ci alleniamo il sistema nervoso autonomo sta in orto simpatico, quindi un meccanismo in cui la digestione è fortemente disincentivata. Non volete mangiare in quel momento. Quello che vi consiglio è di aspettare che proprio il sistema nervoso autonomo faccia uno shift, un passaggio in un sistema parasimpatico, un sistema effettivamente di recupero, in cui in questo caso la digestione è fortemente incentivata, quindi il sangue tende ad andarsene dai muscoli, perdiamo pump, e inizia a essere disponibile anche per l'apparato gastrointestinale. Ora, il mio consiglio, nel momento in cui avete integrato durante l'allenamento con ciclodestrine, quindi non avete appesantito il sistema gastrointestinale, siete coperti da un punto di vista glicemico, e quello che vedrete è che semplicemente la glicemia tenderà a essere stabile durante l'allenamento, e è per questo che ho fatto diverse prove col glucometro, e anche a molti ragazzi gli chiedo di misurare la glicemia durante le fasi bulk per vedere esattamente com'è l'andazzo durante la giornata, con i diversi up calorici, quando è il caso di fare un mini cut. Sono tutte cose in cui l'andamento glicemico nel corso della giornata ci può dire veramente tanto e ci può permettere di lavorare di fino. Ecco, vedrete che la glicemia è ovviamente leggermente alta durante l'allenamento, nel momento in cui sorseggiamo tende a rimanere stabile, e durante l'allenamento si abbassa. Quando arriva a livelli più o meno basali, allora, che più o meno sta sui 30-45 minuti dopo l'allenamento o qualcosa del genere, allora andate a mangiare il vostro post-workout, che può essere tranquillamente un post-workout solido. Per esempio, io allenandomi la mattina, il mio post-workout è un pasto dolce, utilizzo dei cereali con le whey. Quando mi alleno in tarda mattinata è pranzo, riso e pollo, riso e carne, in generale magra, eccetera eccetera. Quindi
un pasto assolutamente solido senza problemi, tanto in questo momento il mio sistema gastrointestinale è pronto a accogliere quello che gli voglio dare e a scindere quel che deve scindere, è perfettamente in grado di farlo, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Un aiuto che potete sfruttare nel post workout, come ho detto prima, è l'utilizzo del magnesio bisglicinato. Il magnesio bisglicinato, grazie alle due molecole di glicina e al magnesio di per sé che favorisce una clearance di dopamina, permette di velocizzare questo passaggio dall'ortosimpatico al parasimpatico, motivo per il quale io suggerisco di utilizzarlo anche prima di andare a dormire. Se avete visto il mio full day of eating su Rhino Nation, io utilizzo due bustine di Magnesax dopo l'allenamento e due bustine prima di andare a letto insieme al Regex, ma quello è un altro discorso. E ultimo consiglio, un consiglio bonus che mi è venuto in mente in questo momento, che non riguarda troppo la pre-workout nutrition ma può essere utilizzato. Ora, se vi allenate la mattina in generale, un consiglio d'oro è quello di inserire un power nap, un riposo, dopo il vostro pasto post-workout. Quindi ad esempio fate post-workout, se volete, per favorire la digestione, se siete in bulk o state mangiando tanto in questo pasto, allora fatevi 10-15 minuti di passeggiata, poi mettetevi a letto e dormite, riposate quei 30 minuti, 40 minuti che vi servono, e questo vi permetterà di ristorare tutte le energie al meglio. Ho già fatto un video riguardo al sonno, il sonno dell'uomo sapiens è un sonno bifasico che prevede un arco di dormita di 8 ore durante la notte e un power nap di 30-40 minuti nel primo pomeriggio. È così che funzioniamo, è così che dovremmo fare per rispettare al meglio quelli che sono i nostri ritmi cronobiologici. E con l'allenamento al mattino è sicuramente un modo per recuperare al meglio. Ragazzi, questo è tutto. Qualsiasi dubbio scrivetelo qua sotto, come sempre sarò ben lieto di rispondere. Noi ci vediamo al prossimo video.